Musica no. Aspettate un secondo. Facciamo prima così. Andiamo direttamente sull'applicazione MediaScape, scheda video, e ne apriamo uno qualunque di Sony Ericsson. Riproduzione video direi eccellente, un po' meno per quanto riguarda quella audio. Per quella audio infatti abbiamo solo questa uscita di suono che non permette ovviamente di avere un'ottima qualità audio. Cosa invece differente per quanto riguarda lo speaker frontale durante le chiamate. Non abbiamo, avendo quindi Android 1.6, non abbiamo il multi account su Gmail, quindi un solo account e una sola configurazione. Direi un po' una cosa che pone un limite a questo potente strumento questo potente smartphone perché ha 4 pollici di display non AMOLED, 1 GHz di processore sui 300 MB di ROM e 1 giga di scusate, 300 MB di RAM e circa 1 giga di ROM. Andiamo a vedere però la parte più diciamo cool di questo smartphone, quindi la fotocamera e la videocamera. Come esempio possiamo porre questo telecomandino ci dice errore, quindi andiamo a impostare la messa a fuoco. Messa a fuoco possiamo mettere messa a fuoco automatica singola. Andiamo comunque. È un po' difficoltoso la doppia corsa del tastino della fotocamera, quindi si può usare cambiare anche la modalità di acquisizione con riconoscimento scena, sorriso o affioramento sullo schermo col dito. Si può anche scegliere la risoluzione 8 megapixel, 6 megapixel, 2 megapixel e 4 megapixel. Qui c'è un errore perché non c'è la 4, però dovrebbe essere questa. Poi nelle scene troviamo invece ritratto, paesaggio, scena notturna, ritratto notturno, spiaggia e neve, sport, festa e documento, quindi abbiamo tutte le possibilità di scattare foto in qualsiasi momento e ovunque siamo. Stessa cosa riguarda per i video che possiamo scegliere di riprodurre in Wide VGA, in VGA, QVGA o VGA in modalità Portrait Mode. Anzi no, niente VVGA. Quindi QVGA o VGA, anche VVGA, scusate, mi sono confuso un attimo. Possiamo invece anche farlo per YouTube, quindi ottimizzato per YouTube. Ultima caratteristica di questa fotocamera è questo bilanciere, diciamo, della luminosità. Noi mettiamo al centro, ovviamente, perché non ci interessa.
Applicando invece questi qua più in basso, andiamo nel rullino video o rullino fotocamera, dipende da, da che fotocamera, dipende da dove ci troviamo, e possiamo vi vedere le foto così, senza un'animazione particolare, ma classicamente spostando la foto a destra o a sinistra si scorrono. Direi che per ora è tutto. Abbiamo visto il terminale un po' a 360 gradi in tutte le sue funzionalità. Abbiamo anche il navigatore Wise Pilot default nel sistema. Non l'abbiamo provato, vedete, è ancora da attivare e non penso che lo proveremo. Che dire, commenti personali, è un ottimo smartphone, è molto sottile, ha solo 2 mm in più rispetto al Nexus e non ha trovato difficoltà né nella digitazione né nell'impugnatura del telefono. Unico problema che mi pongo è che la barra delle notifiche mi sembra un po' piccola e la trovo leggermente scomoda perché si legge veramente poco. E per il resto bisogna fare l'abitudine allo schermo da 4 pollici, che è veramente grande, e però, nota positiva, offre una navigazione web veramente fantastica. Possiamo quasi vedere un'intera pagina web su una schermata senza fare lo scrolling orizzontale. Per ora è tutto, da Michael per tuttoandroid.net. Ciao a tutti ragazzi!